Benissimo, adesso usiamo Automatic 1111 per installare effettivamente il SDXL. Mi appoggerò a questa guida che è presente su internet, come si lancia SDXL versione 1.0 con Automatic 1111 del 6 agosto, quindi è abbastanza recente. Ora, qui c'è tutta la storia. Comunque, la cosa più importante che dobbiamo sapere è che dobbiamo procurarci quelli che sono questi due file molto grossi, sono circa 6 GB l'uno, si chiama SDXL Base 1.0 e SDXL Refiner 1.0. Allora, come funziona SDXL? In pratica, dato un prompt, questo prompt viene applicato al modello base, che genera praticamente un'immagine 1024x1024, almeno appare tale, no? Che poi viene rifinita con un altro modello, che è questo qui, e nel frattempo viene comunque utilizzato anche un VAE. Ecco, se andate sul link, qui ci sono tutti gli estremi di questi tre modelli usati, Safe Tensors. Quindi, una volta scaricati quelli che sono 12-13 GB di modelli, bisogna scaricare i due primi modelli dentro, bisogna andare a cercare praticamente dove abbiamo scaricato il nostro, quindi prendiamo un attimo il nostro disco, qui abbiamo Stable Diffusion, ok? E qui andiamo a vedere sotto Models ci sono i Stable Diffusion, quindi Models Stable Diffusion, e sotto questi Models dobbiamo aver caricato SDXL Base 1.0 e SDXL Refiner, perché sono 6, quasi 7 GB il modello base e quasi 6 il modello, diciamo, Refiner. Dopodiché, sotto Models abbiamo ancora VAE, dobbiamo scaricare il SDXL VAE Safe Tensors. Fatto questo, bisogna rilanciare da capo, quindi praticamente da dentro Stable Diffusion Web UI, dobbiamo ricordarci di lanciare di nuovo, quindi abortirlo e rilanciarlo, Web User Path, e a questo punto lui praticamente sale con l'interfaccia. Ora, sull'interfaccia qui, come vedete, ho già fatto girare sia il modello base che il Refiner, si è impiegato sui 45 minuti circa. Questa è una scheda grafica che è su Config UI, che è l'altro modo di sviluppare, insomma, delle immagini di Stable Diffusion XL, è decisamente più lungo, quindi uno dei motivi principali per cui in realtà poi alla fine si passa poi al Config UI. Praticamente il tutto si fa in due tempi, si va praticamente nel text to image, vedete, e si sceglie il checkpoint del refiner, si fa in modo tale che se ci sia l'SD VAE, tra l'altro nella guida che poi includo c'è anche scritto se non appare come farla apparire, perché bisogna andare sui settings e poi su settings a un certo punto c'è un pezzo, adesso non mi ricordo neanche più, comunque ci sono dei meccanismi con cui è possibile fare avanzare vedere appunto questo signore. Comunque facciamo Stable Diffusion con un prompt positivo, in questo caso è Jack Sparrow, con un prompt negativo, si mettono 30 steps, si mette Wait Ahead 1024, è la cosa più importante, perché dello SDXL iterato su più o meno su questa cifra. Ci sono poi altre cosucce, nel senso che bisogna mettere anche il modello con cui, ok, e bisogna cambiare il modello, che è questo DPM più 2M Carras. E una volta fatto generare questo text to image, abbiamo praticamente la nostra prima immagine, che essendo 1024 è già abbastanza definita, quindi potrebbe essere già utilizzata, salvo che per usare completamente il modello SDXL bisogna fare un send to img to img, quindi questo l'ho già fatto,
E questa immagine mandata su MG, sul suo MG, poi gli si mette di usare il refiner, e il prompt viene conservato a quello che avevo messo prima. Ecco, sempre step prima avevo messo 30, l'abbiamo fatto, ti consigliava di metterlo a 30, poi consigliava di mantenere 1024-1024 e consigliava di ridurre il denoising strength a 0,25. La parte di refiner di questo ha girato per 6 minuti circa, ottenendo questo alto, quindi questa era l'immagine di partenza, e dopo averlo rifinito, vedete che questo è il risultato rifinito, che è effettivamente, poi secondo i gusti, ma comunque dovrebbe essere in teoria più rifinito di quello di partenza. Quindi quello di partenza vedete che era più truccato, questo qui è più realistico. In ogni caso la qualità è abbastanza alta e questo è il metodo per poter usare Automatic 1111 con Stable Diffusion. Sicuramente se avete una... Adesso poi vediamo nel sketch... No, dov'è? Probabilmente qui nei settings c'è forse la possibilità di dirgli di usare la CPU, GPU, eccetera, ma ovviamente di default lui usa quello che c'ha e quella che c'ha è... Non è molto quella che ho io almeno non è molto performante e quindi ci impiegato per solo per quell'immagine ci abbiamo impiegato quasi un'ora e questi sono dei motivi per cui ora come ora bisognerebbe forse comprarsi una scheda grafica decente. Vedremo poi nei prossimi video come funziona con Comfy UI che dove è decisamente più veloce pur essendo lentuccio.